Gianfranco si è rivolto a me in termini diretti, espliciti, mi ha chiamato in causa e quindi mi sembra anche logico, prima di continuare con gli altri interventi, di affrontare subito i temi che lui ha proposto con questo suo intervento. Intanto vi devo dire che mi pareva di sognare perché ha avanzato tutta una serie di questioni, di domande su ciò che deve fare il Popolo della Libertà, sulle varie questioni, sui temi che dobbiamo studiare. Magari fosse stato così per quello che è successo in questi ultimi mesi. Siamo disponibilissimi a sentire che ci siano dei luoghi di discussione dove si pongano questi temi e dove, con la moderazione con cui è logico in una stessa famiglia politica presentare le proprie opinioni, si pongono questi temi in discussione e si arrivi insieme a trovare delle soluzioni. E su questo Gianfranco ha la nostra totale adesione. Devo dire tuttavia che sinora queste cose ultime che lui ha richieste a me non erano mai arrivate. Non erano mai arrivate dagli uomini che vengono da Enne, non erano mai arrivate dal coordinatore nazionale Ignazio La Russa, che è sempre stato l'uomo di collegamento tra noi e il Presidente della Camera. Non c'è stata una sola richiesta che sia venuta a noi su questi temi. Quindi li pigliamo, li mettiamo all'ordine del giorno, convochiamo subito. A me non è mai venuta una richiesta né di convocazione di uffici di presidenza né di convocazione di direttori su temi come quelli che ho sentito pronunciare adesso. Ma questo modo è l'opposto da ciò che è avvenuto in questi ultimi mesi, in questi ultimi giorni, nei quali il nostro partito è stato esposto al pubblico ludibrio da parte di presenze in televisione di Bocchino, di Urso, di Raisi. E anche prendo atto con piacere che Gianfranco ha cambiato posizione, ma quando io e Gianni hai cambiato totalmente posizione, allora Gianfranco, allora parliamoci chiaro, sono venuto da te martedì e davanti a Gianni Letta mi hai detto, punto primo, mi sono pentito di avere collaborato a fondare il Popolo della Libertà, punto secondo, voglio fare un gruppo parlamentare diviso, punto, e io ti ho chiesto, la Sicilia ti rispondo subito, per iniziativa di Ignazio La Russa abbiamo fatto una riunione con i tre coordinatori ed in presenza di una campagna elettorale abbiamo deciso, io ho ascoltato la loro decisione, mi sembrava molto saggia, di soprassedere ad affrontare il problema della Sicilia per dopo le elezioni regionali, perché era inutile porre anche il problema della Sicilia nel mezzo di una campagna elettorale. E se mi consenti, se è vero che è stato Gianfranco Micichè il leader di questa situazione, sei stato tu che hai dato e consentito ai tuoi uomini di partecipare alla decisione stessa. Ed è, ci sono 8 uomini tuoi in quello che si chiama Popolo della Libertà Sicilia, su cui nell'ultima riunione dei coordinatori si è deciso da intervenire da martedì prossimo. Quindi questa è la realtà, non cambiamo le carte in tavola. Infine io voglio dire che sono felice che ci sia stato questo tuo atteggiamento oggi, che non mi sembra che però le questioni che tu hai evocato siano questioni che rappresentino percentualmente, che abbiano percentualmente una grande importanza rispetto a tutto quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo come governo e che ci apprestiamo a fare nei prossimi 3 anni. E allora valeva la pena, come Presidente della Camera, eletto dalla maggioranza che ha vinto le elezioni, di fare da contrappunto quasi giornaliero con dichiarazioni di contenuto politico che non si convengono a uno che rappresenta un'istituzione che dovrebbe essere super partes, di contrappunto al partito, al governo, al Presidente del Consiglio.
queste cose, ma diciamocele tra noi, facciamo le riunioni, ma tu alle riunioni non hai mai voluto partecipare, visto che non sei hai partecipato nemmeno per essere super partes alla nostra campagna elettorale, non sei venuto nemmeno in piazza San Giovanni. E allora, scusami, ma io intendo che un presidente della Camera non debba poter fare dichiarazioni politiche e fare l'attività dell'uomo politico. Vuoi avere la possibilità di fare queste dichiarazioni? Ti accogliamo a braccia aperte. Le fai da uomo politico nel partito e non da presidente della Camera. Guarda che io già ho già quello che hai detto tu, eh?